consiglio comunale a Melito di Porto Salvo, ennesima sceneggiata, ennesimo teatrino della politica, se così si può definire, quella del comune di Melito di Porto Salvo e del sindaco Meduri. L'aula del consiglio comunale si è trasformata dopo una protesta da parte della signora Ravenda, che accusa l'amministrazione di non risarcire i danni malgrado una sentenza del tribunale, si è proprio trasformata in una vera e propria aula di tribunale. Ma andiamo con ordine. Intanto parliamo di questa signora che per l'ennesima volta protesta nell'aula del consiglio comunale e si vede anche additata dal sindaco come elettrice dell'altra lista dell'ingegnere Giovanni Marino. Accusa molto grave alla quale la signora risponde: non può prendersela con me perché ho votato Giovanni Marino, io voto per chi mi pare e piace. Beh, superata questa fase, superata anche quella che vede la maggioranza senza numero legale all'inizio del consiglio, il consigliere Minniti, capogruppo di una città da cambiare, chiede la verifica del numero legale. Numero legale che non c'è, la seduta dopo un po' di panico viene sospesa, il sindaco chiama a soccorso la consigliera Nucera, che ora è passata in maggioranza, e la consigliera Zappia, che arrivano dopo circa 20 minuti, quindi una breve sospensione di mezz'ora prevista dal regolamento e poi si inizia con i lavori. I lavori si fa per dire, perché i lavori del consiglio sono quelli che si interessano dei problemi della cittadinanza, dei problemi del lavoro, lo abbiamo sempre detto, di una programmazione che invece in questo, in quest'aula, in questo consiglio, in questa sala non avviene da un bel po' di tempo, da quando si è insediata questa amministrazione. La cosa comunque più scandalosa è che il sindaco, dopo aver ritirato con la sua maggioranza i due punti all'ordine del giorno, e soprattutto quello che doveva appunto affrontare il problema della vicenda ecosistema, con posto all'ordine del giorno con determinazione, come se fosse la Cassazione, alla fine invece decide la maggioranza di ritirare il punto all'ordine del giorno e invece poi viene affrontato, e non solo, ma per due ore si discute solo di ecosistema, cioè degli arresti di Azzarà, di Marciano, che avrebbe fatto il militare da Azzarà, insomma beghe di quartiere. Poi abbiamo assistito ad una agli ennesimi attacchi da parte del sindaco Meduri alla stampa, questa volta alla stampa in generale. Il sindaco dice: ho fatto una serie di querele, e poi attacca il nostro collega della Gazzetta del Sud, addirittura offendendolo, non sa contare fino a 10. Beh, il sindaco è un esperto non soltanto di politiche, di tragedie, ma è anche un 'ndranghitologo, quindi lo potremmo definire il novello 'ndranghitologo. 'Ndranghitologo per definizione sarebbe un esperto di 'ndrangheta, in Campania potremmo chiamarlo camorriologo, o in Sicilia mafiologo, ma a Melito invece il sindaco lo possiamo chiamare 'ndranghitologo. Ora, esperto perché dopo essersi accorto di aver perduto la benevolenza non solo della stampa, ma ultimamente anche da parte la benevolenza dei cittadini,
si dà molto pensiero, e allora l'unica chance, l'unica cosa è quella di minacciare in continuazione i giornalisti, minacciare chiunque si permette a contrastare la sua linea, che non è, ripetiamo, una linea politica. E poi, ecco, dicevamo, un esperto, un 'ndranghetologo, e come il prete che si intende di peccati, Meduri si intende di 'ndrangheta. Lo diciamo perché Meduri, come giustamente ha detto in consiglio comunale, replicando alle illazioni dello stesso, come ha detto la consigliera di una città da cambiare, Iaria, Meduri è un pregiudicato, e dal vocabolario pregiudicato è una persona che ha già riportato condanne penali. È il caso di Meduri, il sindaco quindi di merito di Porto Salvo, che è stato eletto primo cittadino con uno scarto di 100 voti sulla seconda lista, su quella di appunto Giovanni Marino, per il quale dice Meduri: meno male che non ha visto Meduri, altrimenti che non ha vinto Meduri queste elezioni, altrimenti chissà cosa sarebbe avvenuto. Ma non parliamo poi della lista Merito Cambia, perché sarebbe avvenuto un disastro, visto i vostri rapporti con Azzarà e con la ASED. Insomma, parole molto pesanti, ma pesantissime, che sembrano più una vendetta, se non addirittura un riparo, quelle del sindaco di Melito, il quale, dicevamo, era stato condannato a metà del 2009 in via definitiva per il reato di intestazione fittizia di beni. Quindi uno che viene condannato per un reato non aggravato comunque dalle modalità mafiosa, anche se il contesto poi che emergerà dalle indagini vedrà tra le persone coinvolte diverse figure ritenute assai vicini alle cosche, un personaggio quindi che ha, ecco perché lo definiamo esperto 'ndranghetologo, che ieri per 2 ore ha ritenuto di essere l'unico ad avere appunto la verità in tasca, è l'unico a poter emettere sentenze nei confronti di tutto e di tutti, poi sperando comunque che i suoi colleghi sindaci o amministratori coinvolti, almeno questo lo ha dichiarato, possano dimostrare la loro innocenza davanti ai magistrati. Ma dicevamo, ancora per tutti questi colleghi di Meduri, per gli amministratori, non c'è nessuna sentenza definitiva, mentre per lo 'ndranghetologo di turno c'è il reato del 12-quinques, che punisce l'intestazione fittizia di beni, e la pronuncia della Cassazione del 29 aprile 2009. Allora ci sono le argomentazioni anche a difesa di tutti gli imputati, e Meduri avrebbe riportato quindi questa condanna sia in primo che in secondo grado, giudizi di merito, a 1 anno e 6 mesi di reclusione. Poi la Cassazione ratificherà tutto, e quindi Meduri rimane appunto una persona già giudicata. Tutti invece i colleghi di Meduri, comprese poi gli avversari politici in consiglio comunale, i colleghi sono ancora indagati, gli altri, la minoranza ancora, a meno che si sappia, nessuno ha ricevuto avvisi di garanzia, anche se il sindaco fa capire nel loro intervento che chissà quale tempesta dovrebbe arrivare, e chissà quali consiglieri o quanti consiglieri dovrà travolgere del gruppo, soprattutto di
una città da cambiare, illazioni pesantissime sulle quali bisognerebbe riflettere, riflettere perché dicevamo uno che è esperto in 'ndranghetologia può certamente forse pentirsi, non ci riferiamo certamente a un pentimento di collaboratore di giustizia, ma può pentirsi rispetto ai suoi precedenti penali, ma non per questo è legittimato ad accusare, a sputare fango sugli altri e in ogni consiglio comunale offendere la stampa e non solo la stampa, cercando di appunto di chiudergli la bocca attraverso continue dichiarazioni, ho querelato, ho fatto una serie di querele. Pensate, ieri addirittura abbiamo toccato il fondo quando il sindaco, anche nei confronti di quella povera donna che stava protestando in aula, vediamo appunto il quotidiano della Calabria di oggi, perché la protesta della signora Ravenda abbandonata perché non ha votato il sindaco. Questo riporta oggi appunto il quotidiano della Calabria. Sono scene veramente da teatro, scene sulle quali una volta per tutte la magistratura, ma riteniamo anche le forze dell'ordine che vediamo sempre presenti, i carabinieri nel consiglio, in tutti i consigli comunali, dovrebbero prendere note non soltanto quando lo chiede il sindaco, quando lo chiede come ieri il vice sindaco, comandante prenda nota, comandante prenda nota. Noi riteniamo che gli investigatori, i carabinieri sanno fare benissimo il loro mestiere e non c'è nessuno che deve indicargli o deve suggerirgli quando prendere nota, ma noi ci permettiamo invece di suggerire all'arma dei carabinieri, ma anche al prefetto di Reggio di Calabria, una volta per tutte, di voler approfondire questa questione, anche perché nell'ultima uscita, in una delle ultime uscite pubbliche del procuratore capo della Repubblica di Reggio di Calabria, Cafiero De Raho, unitamente a Marco Minniti, Cafiero De Raho ha detto: la stampa non si tocca, la stampa è in trincea, la stampa combatte tutti i giorni, così come facciamo anche in quest'area, e svolge un lavoro molto difficile. Pensate quanto è difficile continuare a lavorare in un clima come quello di Melito di Porto Salvo, dove un sindaco approfitta, un sindaco, ripetiamo, e magari poi affronteremo un'altra minaccia o un'altra querela, un sindaco pregiudicato, ma 'ndranghetologo, si permette di offendere e di minacciare la stampa dalla sua postazione, quando nessuno poi da parte del pubblico può prendere la parola o può ribattere o può parlare. Facilissimo in quelle condizioni avere quella platea e offendere e continuare a denigrare il lavoro di chi veramente fa sacrifici come li facciamo noi, come li fanno i nostri colleghi giornalisti. Per ieri la nostra solidarietà al corrispondente della Gazzetta del Sud, al collega Giuseppe Toscano. Ieri stava anche poco bene, non era in consiglio comunale, non ha potuto assistere direttamente alle offese e alle minacce da parte del sindaco di Melito, ma non avrebbe comunque potuto replicare perché sarebbe stato cacciato fuori a forza. Bene, questa è l'aria che si respira in questo paese, ma su questo consiglio comunale noi ci riserviamo, appunto, lo abbiamo già mandato in onda, ma ci riserviamo di approfondire ancora, di tornare sull'argomento facendovi ascoltare alcuni passaggi che fanno veramente riflettere, che devono far riflettere molto, perché non possiamo più continuare in questo paese che è prossimo oramai al default, non possiamo continuare ad occuparci soltanto
diliti a mettere l'uno contro l'altro anche sotto le festività natalizie. Poi si parla tanto di accoglienza, si parla tanto di fraternità, o meglio di fratellanza. Noi non siamo appunto d'accordo con questo sistema e nei prossimi giorni assumeremo ogni utile iniziativa perché la smetta sia il sindaco che appunto la sua corte di continuare a pensare, o addirittura alcuni personaggi vicini a loro, di poter pensare che possano spegnere appunto la libertà di stampa. La stampa c'è, che piaccia o no al sindaco Meduri, continuerà ad esercitare la libertà di stampa prevista dalla Costituzione. Prossimamente ci ritroveremo, credo anche in compagnia di qualche altro collega, per approfondire questi gravissimi argomenti sui quali noi non vorremmo più tornare. Noi vorremmo vedere il Consiglio Comunale discutere su temi, su problemi seri che riguardano invece la collettività, che riguardano la mancanza di lavoro, che riguardano la mancanza di strutture idonee per curarsi, che riguardano appunto l'ospedale Tiberio di Merito di Porto Salvo, e non sentirci dire in consiglio comunale per 2 ore, ecco, beghe, noi la galera non la vogliamo per nessuno, la auguriamo a nessuno, e tutte queste scuse poi per parlare di una questione che tra l'altro era stata ritirata dall'ordine del giorno. Ma forse è stato bene perché in questo consiglio comunale sono venute fuori delle storielle che ora sono a conoscenza di tutti e di ognuno. Prima potevano essere soltanto dei pettegolezzi da marciapiede, ora invece sono passati dal Consiglio Comunale e quindi diventano atti pubblici sui quali invitiamo le autorità preposte non solo a riflettere, ma ad intervenire. Arrivederci.